RTZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! E allora, caro Roberto, siamo pronti a presentare il nostro ospite. Io ti dico soltanto che lui adesso, insomma, è un uomo, un politico di successo, ma fino a pochi anni fa, proprio, guarda, cioè non è che abitava in radio, cioè proprio, veramente abitava proprio qui, nei nostri studi. Insomma, eravamo praticamente di rimpettai. Ti lascio la parola per presentarlo. No, dobbiamo dirgli che avevamo fatto una presentazione prima di 18 minuti. Poi dopo c'è stata stoppata perché non c'era ancora la linea diretta, ma avevamo detto essenzialmente che con il professor Stefano D'Alfonso abbiamo avviato un percorso, come dire, di approfondimento sul tema di calcio e mafia all'interno di questa rubrica che è l'anno del VAR, che guarda il rapporto tra calcio e diritto, che dovrebbe essere sempre un rapporto molto stretto visto gli interessi che ci sono oggi nel calcio moderno. Ne ha ben donde di parlare chi ha rappresentato la Campania all'interno della Commissione parlamentare antimafia nella precedente legislatura. Benvenuto a Radio.0 a Massimiliano Manfredi. Ciao Mass. Buongiorno a tutti e un saluto particolare a quella che è un po' una radio di casa, perché oltre che abitavo vicino e che ho anche collaborato quando ero ragazzo con questa radio. Un saluto a tutti quelli che ci lavorano, anche i nuovi, perché poi sono passati 20 anni, quindi immagino che ci saranno anche nuovi operatori all'interno dello studio. Eh sì, perché poi se resto soltanto io come vecchi, insomma, acquisisco la memoria storica, acquisisco potere. Senti Massimiliano, stasera alle 21 al Clettino, sì, il Circolo Culturale del Vomero, una bellissima iniziativa, la rassegna Match Point, dialoghi sulla giustizia in collaborazione con l'Associazione dei Magistrati Astrea. Al centro del dibattito c'è un libro scritto a sei mani da Stefano D'Alfonso, Aldo De Chiara e Gaetano Manfredi, Mafie e libere professioni, come riconoscere e contrastare l'area grigia. Se ne è parlato spesso nel nostro paese, ci avete lavorato con la Commissione antimafia. Che c'è all'interno di questo libro? So, come dire, che ci sono anche degli approfondimenti nati da alcuni tuoi lavori. Sì, innanzitutto grazie per l'opportunità di parlare di questo appuntamento. Il libro, che è un bellissimo libro che presentiamo stasera e che vede gli scritti di professori universitari, del rettore, che ovviamente conosco, ma c'è un motivo specifico perché è coinvolto anche lui, e dal presidente De Chiara, che è un magistrato che era mio consulente nel comitato per l'infiltrazione delle mafie negli ordini professionali, prende appunto spunto e gran parte del lavoro che noi abbiamo fatto. Allora, brevissimamente, nella precedente legislatura, per la prima volta nella storia, all'interno della Commissione antimafia, di cui ho avuto l'onore e l'onere di far parte, io presiedevo nell'ultimo anno di legislatura il comitato per le infiltrazioni negli ordini professionali. Sembra un tema lontano, ma in realtà è un tema molto attuale, perché le mafie si evolvono, le mafie seguono quelli che sono i cicli economici. Noi invece talvolta siamo ancora legati al fatto di pensare la mafia e della camorra ancora quelli con la lupara e il cappello, oppure che la camorra sia un fenomeno campano, la 'ndrangheta sia un fenomeno calabrese, la mafia un fenomeno siciliano. Invece i dati dimostrano che logicamente questi elementi criminosi si spostano dove ci sono maggiori risorse economiche. Basti pensare agli ultimi scioglimenti per infiltrazioni 'ndranghetosi in Emilia Romagna e Lombardia, no? E quindi questo fa capire come il fenomeno sia un fenomeno nazionale. Però si avvalgono di grandi professionalità. Si avvalgono di grandi professionalità perché le mafie tendono a fare questo tipo di meccanismo, a rastrellare nella parte più debole e più povera del paese, quindi nel sud, attraverso il racket, attraverso l'usura, risorse, ma poi queste risorse le investono in quello che è paradossalmente un ciclo legale, no? Creando una specie di lavatrice, e lo fanno investendo nella parte più sviluppata dal punto di vista economico, quindi nel centro-nord, e lo fanno secondo circuiti legali, cercando di ripulire il maltolto, e lo fanno utilizzando grandi professionisti, o pagando delle parcelle d'oro a studi importanti, oppure producendoli in se stessa. Ad esempio, una tipologia soprattutto della 'ndrangheta, quella di far studiare al proprio interno, professionalizzare. Lo scioglimento del comune di Vibo Valentia è un caso particolare. Il sindaco e vice sindaco
due tra i più famosi avvocati della Calabria. Dalle carte emerge che il primo è l'avvocato di una cosca, il secondo di un'altra cosca, ma non è che sono stati chiamati, sono cresciuti lì dentro, cioè l'Andrangheta alla cultura dello studio e dell'evoluzione. Basta vedere quello che è successo in Emilia Romagna, un'indagine che ha riguardato il catasto di Reggio Emilia, si è scoperto che i calabresi hanno fatto una specie di transumanza, di mobilità in 10 anni dei dipendenti, e c'è un controllo da parte dei professionisti sulle particelle catastali di quel territorio su cui c'è un'inchiesta, e questo vuol dire alterare per esempio il valore dei fabbricati. Cioè, vi rendete conto che noi magari talvolta abbiamo una concezione molto limitata, invece loro conoscono l'economia del libero mercato, la cavalcano, la utilizzano in maniera speculativa più di quanto sappiamo fare noi. E chiudo con una frase che riassume bene il percorso e che è presente nell'ultimo libro di Isaia Sales, la mafia fa ricchezza ma non fa sviluppo, cioè loro tendono a rastrellare, a reinvestire, a speculare, ma non a creare opportunità per gli altri. Questa è la differenza fondamentale, oltre che sulla bandiera della legalità, che c'è tra questi fenomeni e l'economia legale e lo Stato. Il tema è molto molto interessante, sicuramente da approfondire. Anche Isaia Sales peraltro è stato con noi all'anno del VAR, anche con lui organizzò bellissime iniziative all'Università Sull'Orsola Benincasa, dove è titolare della prima cattedra italiana specificamente dedicata alla storia della criminalità organizzata nel Mezzogiorno. Un'altra stretta connessione che abbiamo iniziato a esaminare è quella tra mafie e calcio, è stato oggetto anche di lavori della commissione parlamentare antimafia, direi a tutto tondo, perché c'è stato il caso Agnelli e la vicenda dei biglietti, che insomma non si è peraltro ancora definitivamente conclusa, e poi c'è anche qualcosa che riguarda il Napoli, il caso Reina da ultimo è stato quello che ha dimostrato che a Napoli ci possono essere sempre interconnessioni pericolose, nonostante De Laurentiis su questo l'ha riconosciuto da noi, anche Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto della DDA di Napoli, sta facendo tantissimo per cercare di tenere lontano il Napoli e la società calcio Napoli da determinate aree criminali, sui biglietti per esempio ci sta riuscendo benissimo. Qual è lo stato dell'arte di questa ulteriore pericolosa connessione? Allora, partiamo da un principio generale che finisce con il ragionamento che vi ho fatto alla fine. Anche il calcio è un business, ok? E quindi innanzitutto i business fanno appetito alle mafie, e logicamente il calcio sviluppa un indotto. Prendiamo ad esempio il caso della Juventus. Il caso della Juventus che è stato oggetto del comitato sport, in realtà il caso non è ancora chiuso perché il procuratore Pecoraro ha fatto appello, ma l'ipotesi del procuratore è stata poi di fatto destituita da parte del collegio giudicante, nel senso che c'è un'errata e riconosciuta con un patteggiamento da parte della Juventus procedura irregolare di cessione dei biglietti, nel senso che sapete che con la nuova legge se ne possono dare 4 ciascuno, mentre là c'era un meccanismo che consentiva di vendere ai gruppi alcune centinaia di biglietti. In passato, per la verità, ci sono procedimenti ordinari su Milan, Napoli e tanti altri, perché sapete che c'era il malcostume che le società per liberarsi delle contestazioni del tifo addirittura glieli regalavano e bypassavano il problema della vendita collettiva con i biglietti omaggio, e questo diciamo è un malcostume che unisce tutte le società dal nord al sud. Però in realtà quell'indagine ha fatto emergere dei fatti molto più interessanti. Perché? Com'è che viene coinvolta, perché arriva la Juventus? In realtà non esiste un'indagine diretta sulla Juventus, ma esiste un'indagine molto grave sull'Andrangheta in Piemonte, che si chiama Alto Piemonte, un processo fatto dal PM Spataro di Torino. Quindi è un processo che riguarda l'infiltrazione dell'Andrangheta in tutta una serie di appalti che riguardano la regione Piemonte. Quindi prima vi ho parlato di Emilia Romagna e Lombardia, ora vi parlo di Piemonte, non vi parlo di Calabria, non vi parlo di Campania, perché logicamente. E emergeva dalle intercettazioni, a prescindere dalla vicenda dei biglietti, che logicamente la Juventus, che è una società che fattura adesso 330 milioni di euro all'anno, no? Diciamo che ha un capitale sociale valoriale di oltre 880 milioni di euro e che è tra le prime 8 società più ricche del mondo, logicamente genera, nel momento in cui si passa allo stadio di proprietà, tutta una serie di indotti e di servizi. E logicamente dalla ristorazione,
dalla gestione degli steward, dalla gestione del campo. Tant'è vero che la Juventus decide di internalizzare tutti i servizi, cioè la Juventus non appalta più niente. Faccio un esempio sul calcio Napoli. Ve lo ricordate quando è successo? Logicamente il Napoli non era coinvolto e non sapeva niente, il fatto di quello del clan Lo Russo che assisteva alla partita del Parma, no? Penso che ve lo ricorderete, che c'è stata l'indagine dell'altro. Come era entrato quello là? Era entrato con una pettorina che gli aveva dato la società che gestiva la manutenzione del manto erboso del calcio Napoli, cioè indirettamente il Napoli non c'entrava niente, però logicamente aveva affidato ad un esterno la manutenzione del prato, e praticamente questo indirettamente aveva utilizzato, inserendo nell'elenco di coloro che mantengono il prato la domenica, aveva inserito questo del clan Lo Russo. Questo che vuol dire? Vuol dire che logicamente ci sono degli appetiti molto forti, e dato che il calcio ormai è diventato business, questo è da valutare. E poi c'è un altro tema su cui, secondo me, su questo va fatto un plauso, diciamo, al Napoli, nel senso che praticamente riguarda il codice comportamentale dei giocatori. So di dire una cosa impopolare, però è un mio pensiero. Io credo che De Laurentiis, nelle valutazioni che lui fa, non c'è la controprova, se tenere o no un giocatore tiene conto molto anche della vita privata del giocatore. Di solito era solo la Juventus che lo faceva, che lo faccia il presidente del Napoli, secondo me ha un valore in più. Perché? Perché paradossalmente è successo più di una volta, e vi invito a fare una riflessione, che alcuni calciatori del Napoli ceduti poco dopo sono emerse delle cose che non riguardavano il calcio Napoli, ma riguardavano che durante, per esempio, la vita notturna, la vita normale, c'erano delle frequentazioni in alcuni locali che strumentalmente, logicamente, i calciatori non lo sapevano. Dietro quelle proprietà c'erano dei personaggi equivoci. Qual è il salto di qualità? Ve la ricordate la foto di Maradona con i boss della sanità? Là era un'ostentazione di potere, no? Dietro la vasca. Qua invece è diverso. Queste forze contattano magari i calciatori che hanno grandi disponibilità economiche. Se leggevate, per esempio, le deposizioni di Reina, alla fine che succedeva? Che il Napoli in sé non c'entrava niente, ma di fatto gli avevano offerto di aprire alcuni ristoranti insieme, alcune cose insieme. Quindi il tema anche di unire al profitto il comportamento, il codice comportamentale di un calciatore, questo è il secondo tema di valutazione, perché poi possiamo arrivare anche a dei casi, secondo me, lo dico da tifoso, come il caso Quagliarelli. Io sono convinto che incise all'epoca della decisione di cedere Quagliarella dal Napoli alla Juventus da parte di De Laurentiis, incise tutta quella serie di lettere anonime, di costruzione inventata sulla contiguità di Quagliarella alcuni settori legali, che poi, come vi ricorderete, si è scoperto che c'era invece un poliziotto deviato che ricattava la famiglia, che costruiva delle prove false e che faceva finta invece di aiutarli, ci aveva creato un nemico immaginario. Io sono convinto che pesò nella scelta di De Laurentiis quella cosa che poi si è dichiarata non vera. Questo perché? Perché per le società, sia quando sono quotate in borsa, come il Napoli, come la Juventus, la Roma, solo la Juventus e la Roma, e la Lazio, mi pare, se non sbaglio, o le altre che possono fare, logicamente certi comportamenti hanno anche un'incidenza economica. Quindi c'è l'assetto interno del rapporto con i giocatori, ma la cosa più importante riguarda il business. Ultima domanda che faccio. Per esempio il merchandising, vi siete mai chiesti dietro al merchandising falso? Noi vediamo le bancarelle che vendono le sciarpe false e pensiamo che cosa c'è dietro, o è soltanto quella povera persona che vende la sciarpa e che pensa così di sbarcare il Ruliano, oppure c'è un'industria parallela e magari dietro questa industria parallela ci sono dei soldi che vengono tolti alla società e dietro magari ci sono dei poteri criminali organizzati? Ho fatto questi esempi per portare degli spunti di riflessione più pratici a quelli che sono poi tifosi, che magari sono cose che uno non vede. Ci sarebbe ancora molto analizzare. Noi purtroppo abbiamo terminato il consueto appuntamento del quarto d'ora di Calano del Bar, ma a questo punto a settembre ti dobbiamo richiamare, perché vogliamo parlare un po' con te anche del Bar, che può essere uno degli strumenti per migliorare la quantità di giustizia nel calcio. Stiamo cercando di farlo da tempo anche in rapporto con delle belle iniziative che stanno nascendo all'interno dell'università sul calcio pulito. Sarà sicuramente un'occasione per parlarne insieme. Intanto... Sì, però un attimo, Massi, chi vince il mondiale?
Allora, questa è una bella domanda. Diciamo, dato che non ci siamo noi ed è una tristezza praticamente infinite, io dico la verità, io sono convinto che non lo vince né la Spagna né l'Argentina e né il Brasile, cioè quindi diciamo tolgo la Germania, tutte le squadre favorite. A me farebbe piacere da un lato il Portogallo, perché devo ammetterlo, il Portogallo è una buona squadra, ma Ronaldo è un campione che secondo me è stato anche sotto, che è stato sottovalutato in passato, sì, rispetto a Messi e gli altri. A me colpisce la professionalità. Uno che ha 34 anni e che ha quel controllo di reazione fisica, è uno che, come raccontano anche alcuni articoli che abbiamo letto sul giornale, fa una preparazione individuale impressionante, è uno forte con la testa, diciamo così. Mi piacerebbe quello, oppure mi piacerebbe, come devo dirti, qualche sorpresa, anche perché vorrei evitare che qualche squadra che ha vinto un numero di mondiali come quello dell'Italia, diciamo, ci stacchi ancora di più. Comunque è una tristezza enorme vedere il mondiale senza l'Italia. E allora forza Croazia. Vabbè, forza Croazia, sì, perché sì, ci sta anche Mandzukic, che a me piace, quindi Un abbraccio. Ciao Massi, grazie. Grazie a tutti e un saluto a tutti i radioascoltatori. E viva Radio.0 e forza Nola. Un abbraccio. RPZ Radio.0 Campagna Radio Sport. Fuori gara!